Bravissimo. Intanto diciamo subito che un mio amico carissimo dice che il miglior attore è il pubblico, perché è lui che decide se fare parte o no di un film. E devo dire che la trattativa, grazie al genio di Sabina Guzzanti, ha saputo far diventare attori e attrici decine di migliaia di persone in tutta Italia. Siamo arrivati, credo, a 630 o 640 proiezioni, e credo che neanche i film blockbuster americani abbiano 640 cinema quasi in Italia che li proiettano. E una quindicina, una ventina di questi cinema hanno addirittura dato per più di un mese la trattativa continuativamente. Allora, intanto ci sono degli attori importanti che sono il pubblico, poi ci sono quelli che ovviamente vedrete nel film, e poi ci sono dei personaggi che hanno fatto parte del cast nel senso più nobile del termine, e parlo ovviamente delle figure presentissime di Borsellino e di Falcone, che sono lì, che sono presenti nella nostra memoria nel film. E parlo poi delle figure di Salvatore, del fratello di Paolo, che effettivamente ha appoggiato tantissimo il film, e parlo di tutti coloro che sono soci, attivisti, simpatizzanti della Gente Rossa di Borsellino. E poi parlo di coloro che si sono attivati come cittadini per portare il film alla visione, comuni, enti, partiti, associazioni, singoli. E quindi questo film è diventato un fenomeno. Perché? Perché dopo una prima distribuzione veramente tiepida da parte della BIM si è spento tutto. Ovviamente ci sono dei motivi, la BIM è un distributore, quindi deve fare un lavoro, però il film è stato rifiutato da tutte le trasmissioni di prima serata. Lo staff della Sabina Guzzanti aveva chiesto a tutte le trasmissioni di prima serata, Fabio Fazio, Bruno Vespa, di poter avere le interviste. C'è stata veramente una congiura del silenzio, quella che purtroppo ha coinvolto i magistrati, che sono poi stati vittima di questi massacri con i loro uomini di scorta e le loro donne di scorta. Però il nome di Sabina Guzzanti, l'impegno dei cittadini, il fatto che questo film parli di una materia viva, una ferita direi viva e aperta ancora nella nostra memoria di italiani, ha fatto sì che ci fosse una distribuzione dal basso, e quindi siamo arrivati a 640 quasi cinema e locali che l'hanno dato. Io concludo subito dicendo che quello che vedete è un prodotto molto particolare, perché c'è una ricerca che è partita 2 anni prima da parte di Sabina Guzzanti, quindi 2010. Questo film l'abbiamo girato a cavallo del dicembre 2012, gennaio 2013. Unisce diversi linguaggi, perché c'è un linguaggio teatrale, c'è un linguaggio cinematografico, c'è un linguaggio televisivo, e c'è anche ovviamente il linguaggio della documentazione e del documento di denuncia vero e proprio. Quello che voi vedrete è un prodotto, un film, un prodotto culturale, artistico, un po' particolare, perché l'abbiamo girato tutto dentro un enorme capannone verde, quello che si chiama in gergo tecnico il green screen. Quindi noi interagivamo sempre tra di noi dentro questo enorme spazio verde, era un capannone gigantesco. Tutto quello che voi vedrete, tranne pochi locali, tipo l'ufficio di Caselli, io interpreto tra gli altri il procuratore Caselli, l'ufficio di Caselli, alcuni uffici sono stati costruiti in scala 1-1. Tutto il resto che voi vedrete, la caserma dei carabinieri, le prigioni, sono dei modellini in scala 1-5, che opportunamente illuminati, come eravamo illuminati noi attori, hanno portato a una particolarissima tipologia di messa in scena del film. Quindi questo ve lo dico perché vedrete volutamente Sabina Guzzanti ha fatto questo lavoro tecnico importantissimo, enorme, con un reparto scenografico di primo livello, proprio per dare anche un'idea di oppressione, che è un po' quella
che tutti noi, di claustrofobia che tutti noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo sotto questo tallone di questi poteri che hanno agito contro la legalità, contro la giustizia. Era una piccola informazione tecnica. Poi lascerò ovviamente l'intervento a una delle attrici più importanti del film per quello che riguarda tutta Torino, ed è Carmen Duca, e poi con tutti i meravigliosi ragazzi e ragazze delle Gente Rossa di Borsellino. Buona visione e grazie per la vostra presenza. Un applauso per voi. Beh, sono rimasta senza parole, io non l'avevo visto e fa più male che leggerle queste cose, vederle raccontate così. Ne parliamo e ci commentano un po' il film, Le Agende Rosse di Torino, e qui con noi Carmen Duca ed Emanuele Busconi. Ok. Grazie Carmen. Intanto grazie a Elisa e grazie agli organizzatori per averci invitato. Non so quanti di voi lunedì erano a Torino all'Istituto Rodagro. Qualcuno c'era? No. E lunedì sera abbiamo avuto ospiti il PM di Matteo, Salvatore Borsellino e Giulia Sarti in qualità di membro della Commissione Antimafia. È stato un incontro molto sentito, molto emozionato. Credo che domani metteremo a disposizione il video, poi vi do tutte le indicazioni. Io sono il coordinatore per Torino del gruppo delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino. Le Agende Rosse è un movimento che nasce affinché venga fatta piena luce sulle stragi del 92 e del 93. Credo che dopo quello che avete visto non vi debba spiegare insomma che cosa è successo. Quello che è successo dopo è che dopo la strage di Via D'Amelio, la madre del giudice Borsellino chiamò a raccolta i figli e disse loro di continuare l'attività del figlio, se non nei tribunali, tra la gente. E la scelta di Salvatore Borsellino e della sorella Rita fu quella di girare le scuole. Salvatore Borsellino però, dopo alcuni anni di questa attività, cominciò a perdere fiducia perché intuì che quella che sembrava una strage di mafia, ma che comunque la famiglia Borsellino aveva già capito fosse una strage di Stato, come dice sempre Salvatore, perché penso che voi sappiate che la famiglia rifiutò i funerali di Stato, i funerali che vedete nelle immagini dove si vede un sacco di rabbia e di indignazione sono quelli degli uomini di scorta, che ci piace sempre ricordare perché di fianco a questi magistrati purtroppo sono stati ordinari anche gli ottimi servitori dello Stato che mettono a rischio la propria vita. E il movimento delle Agende Rosse, io le giucchio qualcosa perché se no mi dimentico, non è un mestiere, nasce nel 2009 quando Salvatore Borsellino, dopo aver seguito la promessa che aveva fatto la mamma, piombò in questo silenzio, ma nel 2007 scrisse una lettera aperta sul web che si intitolava 19 luglio 1992, una strage di Stato. Trovate su YouTube anche il film relativo a questo titolo. In questa lettera lui spiega che la morte del fratello è dovuto ad un patto di non belligeranza tra lo Stato e la mafia. Personalmente ho assistito alla nascita del movimento perché quando Salvatore nel 2009 parlò per la prima volta in una piazza, lo fece in Piazza Farnese, in occasione di una manifestazione organizzata, penso inizialmente da Beppe Grillo, a cui aderirono però alcuni sostenitori del magistrato De Magistris che stava portando avanti l'inchiesta Why Not, che gli fu avvocata.
e noi per protesta partimmo una notte da Torino per andare a questa manifestazione. Io non ero a conoscenza che Paolo Borsellino avesse un fratello, per me aveva una sorella Rita che era famosa insomma a tutti. E in questa piazza vidi quest'uomo che lanciò questo grido, quasi un grido d'aiuto, e ci raccontò della sparizione di questa agenda rossa e ci disse che il 19 luglio di quell'anno voleva fare in modo che Via D'Amelio non venisse profanata dagli uomini di Stato, che furono gli stessi che probabilmente contribuirono a far ammazzare suo figlio. Così io e mio marito ci guardavamo negli occhi e noi tutti gli anni a luglio andavamo in Sardegna. Da allora tutti gli anni a luglio andiamo in Via D'Amelio. Punti su quella che era la nostra attività e poi
poi ho chiesto se nella sede avessimo potuto comunque fare richiesta di cittadinanza onoraria, visto che andavamo lì a spiegare cosa facevamo tutti i giorni, perché comunque se ti impegni in questo senso lo fai tutti i giorni, magari in maniera un po' discontinua, però devi seguire tutti i giorni le notizie che arrivano soprattutto da Palermo. Oltretutto a Caltanissetta si sta celebrando un altro processo per Borsellino Quater e stanno venendo fuori i nomi di Tinebra, sentite anche nel film, e gli altri magistrati che ne sappiarono o comunque contribuirono a creare questo falso delinquente che era Scarantino, che è stato poi, insomma, non, si sa benissimo che alla fine non è stato lui a commettere la strage di Agamemnon, è stato Spatuzza, però si erano inventati questo povero ragazzo, insomma, che è stato preso in mezzo. Quello che mi ha fatto sorridere quando leggevate le motivazioni che sono state date è che comunque quando si tratta di commemorare o battersi il petto nel ricordo di Falcone e Borsellino sono sempre tutti in prima fila, perché comunque a fronte di telecamere e giornali siamo sempre pronti. Quando si tratta di supportare persone che fanno il loro lavoro onestamente, rischiando la vita, dei veri uomini di Stato che probabilmente possono cambiare le sorti di questo paese, ci si tira indietro, e lo hanno anche dimostrato a Torino lunedì, perché durante la cerimonia né il sindaco né il vice sindaco erano presenti, per coerenza ovviamente, perché insomma se non danno supporto non lo danno mai, ed erano anche assenti i vertici della procura torinese. Questo avrete potuto leggerlo sulla stampa se avete avuto modo. Un'altra cosa che mi sento di dire è che se tra di voi ci sono insegnanti, collaboratori scolastici, insomma qualcuno che può aprire una strada nelle scuole, sarebbe importante non tanto far parlare il movimento Agende Rosse, che comunque è disponibile, ma portare il film nelle scuole. A Torino è stato fatto dall'Istituto Maiorana, è seguito poi un incontro con 400 studenti, con Borsellino, è stata una cosa molto bella. Questi ragazzi stanno tornando, insomma ci seguono parecchio. Potete comunque seguirci sul sito www.19luglio1992.com e se scrivete nei contatti che trovate potete comunicare direttamente con Borsellino. Mentre per rimanere in contatto con noi ci trovate su Facebook come Movimento Agende Rosse Gruppo Paolo Borsellino Torino, abbiamo una mail che è movimentoagenderossetorino@gmail.com. Io sono Carmen Duca e poi di Agende Rosse qui in sala ce ne sono diverse. Volevo per finire leggere una pagina del libro di Nino Di Matteo, che non so quanti hanno visto, ha presentato domenica scorsa da Fazio. E poi farò parlare uno degli ultimi arrivati della Agende Rosse, che è uno studente universitario, Emanuele. Allora, Di Matteo dice, fa una riflessione che riguarda ogni cittadino e si articola in tre punti. Il primo, per quasi un ventennio, riprende tutto quello che avete visto nel film. Poi, siccome il film è durato una serie di anni, non era ancora prevedibile quello che sarebbe successo, il terzo punto ce lo dice. Il primo, per quasi un ventennio, le casse della mafia palermitana sono state lautamente e costantemente alimentate dall'imprenditore Silvio Berlusconi. Proprio mentre quelle famiglie malavitose raggiungevano il culmine della loro potenza criminale, anche a colpi di omicidi eccellenti. Il secondo, Marcello Dell'Utri, che ha svolto una funzione essenziale di raccordo fra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, è stato fra i principali ideatori e organizzatori del partito politico di quest'ultimo, che dal 1994 in poi è protagonista della vita politica del paese. Il terzo, forse il più inquietante, la persona Silvio Berlusconi, che ha stipulato e mantenuto in vita per quasi un ventennio un patto scellerato con l'organizzazione mafiosa più potente al mondo, oggi continua a essere un protagonista assoluto della vita politica italiana e discute con gli altri rappresentanti politici e persino con il Presidente del Consiglio dei Ministri delle questioni più rilevanti, comprese quelle relative alla modifica della nostra Costituzione. Mi chiedo se tutto ciò non segni una sconfitta degli ideali di quanti continuano a credere che le istituzioni poste a governo della cosa pubblica
non possono essere rappresentate da chi scende a patti con la criminalità organizzata. Dobbiamo dimostrare che è possibile governare il paese in maniera onesta, con i cittadini comuni e che non scendono a patti con la mafia, con le mafie, visto che non esiste solo una. Lasciamo la parola. Io ho conosciuto le Agende Rosse a scuola, c'era una conferenza da noi e inizialmente rimasi molto colpito dal ovvio, oserei dire, carisma del fratello di Paolo Borsellino, Salvatore. Ovviamente non so se l'avete mai sentito raccontare i suoi ricordi, i suoi aneddoti, vi è molto convinto. Giusto l'altra sera diceva: a me non va neanche più di parlare, voglio gridarle queste cose perché nessuno le ascolta ed è giusto che vengano ascoltate. Dopodiché partecipai qualche mese dopo ad uno dei sit-in che diceva Carmen, proprio per sensibilizzare e denunciare la situazione che stava vivendo il PM di Matteo a Palermo. Rimasi colpito non tanto dall'indifferenza delle persone, perché cioè io stesso pochi mesi prima non ne sapevo nulla e l'informazione non è carente, addirittura superficiale, inesistente quasi. La cosa che mi colpì di più era proprio l'indifferenza dei giornalisti, delle istituzioni non tanto, perché appunto dopo un film come questo si può chiaramente capire il motivo della loro indifferenza, però i giornalisti, almeno qualcuno, a parte proprio pochissimi, non dicevano nulla completamente della situazione di Matteo. E questo silenzio è lo stesso silenzio che secondo me ha riscontrato Sabina Guzzanti nella produzione del film. Appunto, come si diceva prima, non è stato non solo pubblicizzato, proprio non se ne è parlato né in modo negativo né in modo positivo. E, è un film molto forte, è un film che secondo me lascia abbastanza quasi senza parole, non si sa come reagire. E io penso che, come io inizialmente cercavo un modo per concretizzare il mio impegno e la mia passione per gli ideali della legalità, dopo un film come questo si possa trovare un appoggio appunto nel movimento delle Agende Rosse. È un movimento di persone, diciamo, molto comuni, che però quotidianamente appunto si danno una mano nel diffondere le idee, diffondere soprattutto le notizie, e alcuni risultati si ottengono, e devo dire che numericamente non siamo moltissimi membri attivi. Però appunto l'altro giorno abbiamo avuto un riscontro importante, perché a Torino è stata data appunto la cittadinanza di Matteo, e è un risultato molto importante. Anche questo risultato è passato, diciamo, nel silenzio, perché come si diceva prima non c'erano le istituzioni principali, però questo ha dimostrato che se la voce pubblica, la cittadinanza si fa sentire in qualche modo, anche magari non subito, ma in qualche modo dovranno darci ascolto. E questo ascolto è stato dato. Di Matteo, dopo 2 anni che non riusciva a venire a Torino, è riuscito a venire a Torino l'altro giorno e ha ricevuto appunto la cittadinanza onoraria. Quindi se volete partecipare al movimento delle Agende Rosse, o comunque anche seguire, è giusto informarsi, secondo me, perché le cose possono cambiare. Queste ultime, ad esempio, la cittadinanza onoraria di Matteo l'ha dimostrato. Questo però dipende anche da noi, perché le istituzioni, come ha dimostrato il film, non saranno certo le prime a muoversi. Il nostro giudice Cadelli, e invitare voi pubblico, se avete delle domande, se volete chiedere qualcosa al cast. Se qualcuno vuol chiedere qualcosa sui contenuti del film, ben volentieri. Qualunque domanda è ben accetta. Se invece fate delle domande più tecniche, beh, è più giusto che vi risponda lei. Io, giusto per dire ancora una cosa, nei numerosi interventi che ho avuto col pubblico, visto che abbiamo portato il film a Torino nel mese di novembre e dicembre, c'era stato proprio in merito al pentito una cosa molto importante. Ci avevano questo avvocato che sta seguendo degli importanti pentiti di mafia, aveva detto una cosa molto semplice, che però ci fa capire come dietro l'apparenza di leggi apparentemente appunto evolute ci siano sempre delle piccole parentesi che possono bloccare, inficiare tutto un processo. Cioè lui ci diceva: questo pentito importantissimo, ovviamente ha avuto tutti i suoi beni sequestrati, visto che erano frutto di criminalità,
è stato messo sotto protezione, sotto falsa personalità, quindi è stato giustamente protetto, e poi gli hanno assegnato una casa popolare. Però lo Stato, e purtroppo chi lavora per lo Stato sa quando lo Stato paga, lo Stato ritarda di un anno i pagamenti di quella cifra mensile che questa persona serve per sopravvivere, e il risultato è che le case popolari gli hanno dato lo sfratto. Allora il messaggio che passa qual è? Che non è soltanto sufficiente fare delle leggi molto illuminate o molto giuste, ma poi come fanno, come dimostrano le agende rosse, intervenendo nel quotidiano, nel piccolo, se non si vanno a toccare tutta una serie di cose apparentemente sciocche, beh, basta una cosa come questa perché un semplice pentito non possa più, come dire, vivere, se non con l'aiuto poi di magistrati che si attivano personalmente, di una catena, ma non è così che deve funzionare. Ma è ovvio che il messaggio che passa verso gli altri pentiti è: vi lasciamo soli, come appunto la scorta che viene tolta, piuttosto che... E un altro esempio, era un ex senatore che mi raccontò che sua moglie invece lavorava come avvocato al carcere, il Russo Cotugno qua a Torino. Lui fu uno dei 60 senatori trasversali, ovviamente, che da sinistra a destra firmarono per cercare di mantenere il 41 bis, e quindi nel giro di pochi giorni in carcere si sapeva che questa donna era la moglie dell'infame, e di conseguenza disse: nel giro di 10-15 giorni mia moglie perse tutti i clienti. Questi sono due piccoli esempi che fanno capire come veramente la lotta alla mafia non passa attraverso solo delle grandi leggi piuttosto che gli organismi, diciamo, deputati, ma attraverso a una nostra attenzione a una serie di piccolezze che veramente inchiodano il meccanismo. Se qualcuno vuole fare domande, però... qualunque momento, se vediamo una mano alzata, noi ci fermiamo e gli diamo la parola. Le porte di prof. La valletta l'ha fatta, la so fare. Ho già fatto prova. Non avevo visto il film, quindi è la prima volta. Sulla parte del 94 in poi, lo sa, tutte anche le pietre dell'Utri, Berlusconi, Magno, mi aspettavo un approfondimento un pochino più stringente su Napolitano, che viene visto solo così, cioè è un po', tutto un po' vago su Napolitano, anche sull'altro ex presidente. Se non è stata una scelta, perché comunque giustamente i film hanno dei tempi e quindi anche delle scelte. Eh sì, perché il film, parlo anche senza microfono, tanto bene o male si sente, ma il film rappresenta, beh, intanto non ha subito denunce, perché tutto quello che avete visto è agli atti giudiziari dei tre gradi di processo fatti, però si ferma al dicembre 2012, quindi Sabina Guzzanti ha lavorato su migliaia di pagine di faldoni giudiziari, che sono una cosa pizzosissima, possiamo dirlo, e ovviamente è andata a spulciare per fare un film che non fosse attaccabile. E ha lavorato dal 2010 al 2012 su questo. E quindi è ovvio che in questi ultimi due anni e mezzo, beh, appunto, i processi stanno andando avanti a Palermo piuttosto che a Catania, e quindi si stanno creando tutta una serie di situazioni. È ovvio che l'assioma che passa dal film è proprio questo, cioè che noi oggi, società italiana, siamo il frutto di un patto scellerato per il quale stiamo portando delle conseguenze, e Napolitano è uno dei garanti di questo patto. Perché? Perché effettivamente la continuità, vogliamo andare oltre col patto del Nazareno, eccetera, eccetera, è la continuità di queste forze che hanno stretto delle alleanze, di modo che tutto cambi, come diceva Mark Twain, perché nulla cambia in realtà. E quindi per fortuna ci sono magistrati che stanno andando contro dei muri di gomma incredibili. È ovvio che sono osteggiati. Salvatore Borsellino diceva pochi giorni fa: ma Di Matteo non è che la mafia non vuole fare fuori, la mafia addirittura quasi lo ringrazia, nel senso che siccome lui sta facendo un'inchiesta
in cui si sta dimostrando che la mafia negli anni 90 era uno Stato e oggi lo è ugualmente, con il quale lo Stato italiano scendeva a compromessi, a questo punto Totò Riina, che era a capo di questo Stato del male, non ha nessun interesse ad ammazzare Di Matteo. Semmai ci saranno degli altri poteri che possono tentare di fermarlo, per fortuna non con la dinamite, ma con degli osteggiamenti e degli ostracismi che abbiamo sotto gli occhi tutti, no? Gli hanno impedito di essere promosso a quello che era la direzione nazionale di mafia. Gli hanno preferito magistrati pur validi, ma con un'esperienza specifica minore, mentre si dovrebbe privilegiare sia l'età ma sia l'esperienza sul campo se vogliamo incidere nella lotta alla mafia. E quindi i modi per mettere a tacere la persona, forse dopo le stagioni del tritolo, sono anche quelli di... Si fanno saltare in aria, la gente si indigna troppo, invece così nel silenzio nessuno si accorge di niente, allora viene impedito di lavorare. Non ho fatto in tempo a leggerlo oggi, però Di Matteo ha fatto ricorso per questa non promozione alla direzione nazionale di mafia. Penso che oggi è uscita la notizia in cui si diceva che non sarebbe stato accolto, perché comunque gli altri tre colleghi che sono stati promossi hanno tutti i numeri, hanno anche più di lui, ma non è così. Però non ho letto la notizia, quindi non so se volete andarla a cercare, credo che sia con una googolata di cui l'ho trovata subito. Si è ripetuto quello che era successo con Falcone, quando esatto. Doveva andare alla procura di qualche parte. Esatto. Ma dipende da noi, dipende molto da noi. Se ci limitiamo a far poco, li isoleranno sempre di più e probabilmente non con le bombe, perché con le bombe magari la gente ascolta un po' di più, anche quelli che sono un po' dormienti. Risvegliano molto cosciente. Volevo lasciare la parola al mio collega Massimo, che vi dice che abbiamo un'altra sorpresa in sala. Grazie Elisa, grazie. Stasera abbiamo un'altra persona molto importante qui con noi, che la ringraziamo di essere venuta, una persona che diversi anni fa ha deciso di lottare contro la 'ndrangheta. Noi, il Consiglio Comunale, come ha detto Elisa precedentemente, avevamo presentato una mozione all'ordine del giorno per far capire la solidarietà della cittadinanza del Bassano verso questa persona e purtroppo ucciso. Di non approvare la nostra mozione. Questa persona è una persona che diversi anni fa ha deciso, dopo ripetute problematiche che aveva avuto con politici e con mafiosi della 'ndrangheta, e l'ha invitato qui sul palco Pino Masciari. Il paese, quell'allarme sociale che si era venuto a creare in quel momento, perché l'Italia nel 92 stava attraversando un momento molto difficile. Avete visto che la NATO aveva messo
il prelievo fiscale sui nostri conti correnti, c'è stata subito una finanziaria di 93 mila miliardi di vecchie lire, insomma avevamo uno Stato molto debole e questa debolezza dello Stato è stata percepita da, soprattutto da Cosa Nostra, la mafia siciliana. Riina, che era garante della cupola mafiosa siciliana, questo è un mio parere, a un certo momento dice: beh, io siccome ho trattato con dei politici, questi politici non hanno risposto ai patti, ai impegni presi, io allora me li faccio fuori. E' iniziato poi a uccidere, insomma, da Ignazio Lima a Salvo, eccetera, Guccini. E poi ce l'aveva soprattutto con i loro referenti nazionali, che era Mannino, che era Andreotti. Ma perché questo? Perché qualche servitore dello Stato, tipo Falcone, poi in Borsellino, ma prima di lui ce ne sono stati altri, si erano messi di traverso. E le mafie uccidono per due motivi: o perché non rispetti i patti, o perché ti metti di traverso. Falcone si è messo di traverso, perché si è fatto che lui aveva capito, insomma, che bisognava, che c'era un livello superiore oltre a quello del braccio armato delle mafie. E cosa ha fatto? Ha fatto una cosa semplicissima, ha capito che nei primi primo grado e secondo grado venivano sempre condannati, quando si arrivava in Cassazione c'era l'ammazza sentenza, che quello lì che cosa faceva? Assolveva tutti, per un vizio di forma, nulla di più. Allora dice: Falcone dice, bisogna che queste persone, insomma, questi presidenti di Cassazione li facciamo lottare. E allora Corrado Condonale se ne va, guarda caso è arrivato un altro giudice, un certo Valente, dove li ha condannati a tutti. Poi Falcone ha pensato per inasprire il carcere duro, ha fatto la legge per i collaboratori di giustizia, per i pentiti, in modo tale che si possa entrare all'interno proprio di quella struttura mafiosa per capire come è ramificato, come è distribuito sul territorio. E ci è riuscito benissimo. Dice poi: noi dobbiamo confiscare tutti i loro patrimoni. Insomma, andava a toccare tante situazioni, ma soprattutto cosa? Nel 91 è arrivata la condanna. E Riina ha avuto paura, dice: qua io non posso più garantire. Ha cercato tramite gli attentati, le stragi, incavolato, indignato per com'era verso questo mondo politico, verso queste persone che non erano rispettati i patti, ma temeva lui stesso della sua incolumità. Riina ha tenuto al punto tale che si è consegnato allo Stato. Sì, perché lui non poteva essere più garante verso la cupola mafiosa. Allora si è consegnato, dice sì, quando dice che è andato lì il generale Mori, colonnello Mori, con il capitano Di Donno prima a trattare. Ma quale trattare? Gli hanno detto: basta, finitela. Cosa volete? Per non mettere più bombe, per non fare più questo, per non creare questo allarmismo generale che stava creando quello che stava creando. E giù in Calabria noi l'abbiamo vissuto tutto. Avete visto prima, si parlava di boss, Varela. Ma io sono stato uno di quelli che sono stato contattato allora per iscrivermi, ecco, in questi movimenti meridionalisti, per dire, perché noi del sud eravamo estromessi dal mondo sociale, come se noi fossimo un altro territorio che non apparteneva più allo Stato italiano. Ma realmente non lo siamo neanche adesso, non apparteniamo neanche oggi allo Stato italiano. Giù. E sentivo che qualcuno diceva: ma voi pensate che ancora i mafiosi non è più quel braccio armato che voi pensate che possa essere? Ma li sono criminali, delinquenti, che vanno, sparano e fanno altro. Le mafie si sono evolute. Oggi noi parliamo di 'Ndrangheta, ma solo perché c'è stato un assassino, per esempio, del vicepresidente Fortugno, oppure le stragi di Duisburg. Altrimenti oggi noi non parleremmo più di 'Ndrangheta neanche. No, perché per tanti anni la 'Ndrangheta cosa ha fatto? Ha sequestrato
sapete cosa ha fatto lo Stato? Si è sostituito alle famiglie dei sequestrati, andava a pagare lui direttamente a questi clandestini. Questo ha fatto. Ha congelato i beni dei clandestini, delle famiglie che venivano sequestrate, e lui andava a pagare direttamente. Faceva grandi opere, ha fatto tante beneficenze allo Stato italiano, ma non allo Stato sociale, a quelle persone per bene oneste, ai lavoratori, no! A quella parte che ecco diventato come se fosse diventato ormai quel mondo più illegale si è, più premiati si viene, e si vengono premiati ecco tutte le persone disoneste in questo paese. Sì, l'onestà ti mette, ti allontana, l'onestà ti fa sentire solo, ma sapete perché? Perché gran parte del nostro popolo italiano è malato. Sì, ha bisogno di cure il nostro paese. È un popolo malato il nostro. E dico, io volevo, ma qui non c'è tempo perché già siete stati da 3 ore e mezza, qui seduti, adesso si chiude qui, buonanotte, voglio dire. E perché io potrei parlare ore e ore e ore, si inizia a parlare, quindi è meglio che non inizi a parlare. Perché? No, perché sapete perché? Io non sono un professionista, no, io ero un imprenditore come qua dentro ce ne sono sicuramente altri, un imprenditore che dinanzi a delle richieste estorsive è andato a denunciare, ma quando sono andato a denunciare i carabinieri, le forze dell'ordine su quel territorio, ma tu sei pazzo, ma tu ci tieni una vita, ma va a vedere come fanno gli altri, cioè pagano tutti. E allora io, siccome ho voluto fortemente denunciare, io in quel territorio non ci posso più tornare. Sono una persona esiliata, cioè, sì, è una persona da allontanare, perché forse ecco, io non ho malattie, ma come se avessi una malattia, stiamoci lontano da quello, perché può contaminare, cioè le persone oneste in questo paese contaminano l'onestà, e non ne vogliono persone oneste. Allora evviva, dice, evviva, a Emilia, evviva il Minotauro, evviva Roma di Mezzo, Roma Capitale, non so come volete chiamare, evviva tutto quanto qui, anche Orbassano dice, io vi ringrazio ragazzi perché voi avete presentato una mozione perché mi avevano tolto la scorta, forse io devo saldare il mio conto, io mi sento un servitore dello Stato senza, io non lo faccio per mestiere, ripeto, io il mestiere era di fare l'imprenditore e non me l'hanno fatto fare. Io però non ho ceduto, li ho denunciato i boss delle 4 province dell'Andrangheta, con loro affiliati, ho denunciato i magistrati, ho denunciato tutte le istituzioni colluse, l'ho fatto condannare a tutti, però la condanna veramente la sto espletando io, perché io non posso più tornare in Calabria, io vivo esiliato, vivo qui a Torino, ma sono esiliato, guarda caso, Orbassano non dà la cittadinanza onoraria a persone come Dino Di Matteo, non la dà fino a Marceli, non solo, non dà neanche la mozione per dire io comune sono vicino a questo cittadino che per senso dello Stato ha denunciato le mafie, no, prende le distanze, no, non vorrei, forse è allergico, non lo so, ecco, non c'è, c'è qualcosa, ma qui bisogna dire che qui a Orbassano non è immune dalle mafie, non lo è stato mai in Piemonte, è da 40 anni che avete l'Andrangheta in casa. Che mi danno la cittadinanza onoraria io me la prendo, io gli faccio lo screening prima di vedere, prima di accettare la cittadinanza onoraria. Io ho accettato ad Alessandria, ma dopo che è arrivata la nuova amministrazione, perché io non volevo, ecco, quando me l'avevano rilasciata, poi hanno fatto mozione tutta un'altra volta perché l'avevo rifiutata, c'era il picciotto lì che a me mi dà il picciotto, cioè, ma avete capito? Ma non è che bisogna stare attenti qui, perché le mafie, i mafiosi non sono gente stupida, è gente intelligente, è gente vera, sono professionisti seri, beh, che loro 24 ore al giorno dedicano la propria attività a questo mondo, a quel mondo loro, che è di mafiosità, di 'ndrangheta. E quindi cosa fanno? Loro non conoscono Natale, non conoscono Pasqua, non conoscono orari,
quando devono fare l'azione lo fanno sempre. E allora ecco le persone come me, dice qui da voi, ma dove vedete adesso? C'è stato qualche nome importante anni fa, poi qualche fratello è stato assassinato, poi c'è qualcuno che ha avuto qualche parente, qualche nipote, qualcosa. Ma voglio dire, ma le responsabilità penali sono personali, quindi se qualcuno ha fatto un'azione risponde personalmente, qui non è che bisogna mai generalizzare neanche. Però vi dico che dove c'è la mafia, dove ci sono le mafie, e voi non ve ne accorgete, perché loro non sono gente stupida, quindi lavorano nel silenzio, perché il silenzio col silenzio trovano il consenso. Avete capito? E quando uno ci se ne accorge come il cancro, dice ormai il metastasi ce l'ha più dolente. E loro sanno, perché loro l'unico obiettivo che hanno è fare affari. Affari significa denaro significa potere, è quello che interessa loro. Tutto il resto sono parole, non è per niente. È perché le mafie esistono, perché qualunque governo che è andato non ha mai dichiarato guerra alle mafie, non ha mai dichiarato guerra alla corruzione, non ha mai dichiarato guerra all'evasione, non ha mai, perché con loro ci convivono a parte della politica, quelle disoneste, ci convivono parte degli imprenditori disonesti. Una volta si diceva, erano i politici che andavano dai mafiosi, era l'imprenditore che insomma il mafioso che andava dall'imprenditore. No, oggi non è così. Oggi è l'imprenditore che va dal mafioso e gli dice dammi qualche soldo, perché le banche hanno questi rubinetti, io non voglio morire. Ecco perché come si alimenta pure. Perché l'Europa aveva dato i nostri soldi alle nostre banche. Le nostre banche l'hanno dato acquistando i titoli di Stato. Noi non li ho dati per acquistare i titoli di Stato, 100 miliardi di anni fa, glielo avevamo dato in modo tale che ripartisse la nostra economia, che finanziassero i piccoli e medi imprenditori, invece no, si sono finanziati loro stessi. Tanto noi abbiamo la mafia, abbiamo la 'Ndrangheta. Voi sapete una cosa, il volume d'affari delle mafie è di 140, 170, 180 miliardi. Di questi qua, la metà li investe. In che cosa li investe? In sommerso, in attività legale, e gran parte di questo è la popolazione che ne soffrisce. Solo in Calabria il 27% che soffrisce di questo volume di attività illegali che provengono dalla 'Ndrangheta. Quindi la popolazione assoggettata per il 27%, il 12% dice che è la Campania, il 10% è la Sicilia, oggi. Quindi pensate, voglio dire, che significa avere una grande industria. Se noi dovessimo rapportare questo enorme quantità di soldi che hanno le mafie, significa il 7% del nostro prodotto interno lordo. A livello mondiale incide per il 3-5%. Quindi significa quanto tutta l'industria del ferro possa esserci nel mondo, loro lo fanno come prodotto interno lordo. Pensate, quindi nessuno si mette mai contro di loro, perché è un business enorme. Quindi le mafie, pensate, il nostro governo per 2000 miliardi stiamo morendo tutti quanti, loro hanno paura che quando si comprano la Grecia e poi si vengono e si riprendono pure l'Italia. L'Italia ci sono dentro, c'è bisogno che tornano sotto. Quindi il problema è questo, è la responsabilità è solo una. È vero che il 50% va a votare e l'altro 50% non va a votare, ma quel 50% che va a votare vota pure male. E allora scusate per la cosa. Non li mandiamo a scuola i nostri figli, mandiamo a fare altro, perché così gli diamo una vita di incertezza, gli stanno dando una vita di sofferenza, una vita dove non possono sognare. E pensate che io avevo cantieri non solo in Calabria ma anche all'estero, centinaia di dipendenti. Io vengo da una famiglia che stava, non mi mancava nulla. Io piuttosto che, ecco, lavorare con loro
e loro, io stavo bene, ma mi avrebbero fatto stare ancora meglio, io ho chiuso le mie aziende, ho licenziato gli operai, tutto, pur non c'è. Però questo Stato cosa ha fatto? Mi ha tenuto per 13 anni chiuso. Io avevo due bambini, un anno e un anno. Mi hanno tenuto chiuso per 13 anni in località segreta. Io sono cittadino onorario di Nichelino, di Torino, di Chieri, di Pinerolo, di Ivrea, di Orbassano, non di Orbassano, di Caselle, ma di tantissimo, non me ne ricordo più, di Milano, di Bologna, Ivrea. Scusatemi una cosa, non è questo che io voglio. Io penso che noi tutti abbiamo bisogno di certezze oggi. La certezza e la dignità ce la dà solo il lavoro. Bravo. Se non c'è il lavoro, se non c'è il lavoro, non parliamo di nulla. Non ci può essere legalità e non siamo, non possiamo mai dire noi siamo liberi. Noi siamo schiavi oggi. Siamo schiavi. Siamo schiavi del potere. E fino a quando non alziamo la testa e dice ben vengono le persone con dignità, ben vengono uomini come Di Matteo. Io non voglio ricordare, io voglio che noi ricordiamo i nostri martiri, i nostri errori, ma li ricordiamo oggi che non ci sono più, perché quando c'erano ci portavamo dall'altra parte. Oggi Di Matteo è un eroe, ma prima nasceri, non ha scelto di venire qui sul palco a parlare, che mi vergogno pure di stare sul palco. Prima Masci voleva essere su un cantiere a lavorare. E i nostri imprenditori, se oggi dovessero denunciare, non lavorerebbe più nessuno, perché sarebbero tutti sotto scorta, perché tutti pagano anche di mazzetti. Con questo io vi dico, guardate, non vi umiliate ancora di più. Tirate fuori quell'orgoglio che c'è degli italiani. Alziamo la testa, prendiamoci per mano, organizziamoci di coraggio. Non lasciate soli le persone come me, come Di Matteo, come tanti altri, perché siamo pochi, pochissimi, ma siamo quelle poche persone che ognuno nel suo ruolo, ognuno nelle sue veste, portiamo avanti con la bandiera dell'Italia, di quell'Italia che noi tutti vorremmo, che è quella del nostro tricolore, amato tricolore, dove soprattutto il paese dove l'etica e la moralità devono far parte integrante di ognuno di noi. Io questo è il mio auspicio. Soprattutto ecco che voi tutti possiate trovare le vostre soddisfazioni, le soddisfazioni si trovano con il lavoro, se c'è il lavoro saremo tutti, potremmo parlare, ecco, diciamo alla pari, se c'è il lavoro, se non c'è il lavoro non siamo mai alla pari. Grazie. Per la prima volta il cinema entrerà alla Reggia di Venaria dal 3 luglio venerdì. Ma siete belli pimpanti nonostante l'orario, grazie. Siete tosti. Arrivederci, grazie. La stagione estiva del cinema all'aperto alla Reggia di Venaria, sono 900 posti all'aperto, 330 al chiuso se piove, e quindi era per dire, facciamo pubblicità, è una chicca veramente. Ah beh certo, mi stavo dimenticando che c'era lei, ci sarà lei che è Sabina Guzzanti che viene giù il 3 luglio, è già tutto stabilito e quindi vi aspettiamo insomma. Grazie, grazie davvero. Grazie per aver arricchito la nostra serata, grazie al pubblico presente, vi ringraziamo veramente di essere stati con noi.
fino a tarda ora, nonostante domani si lavora. Buona serata, buonanotte.